Bevono di più, ma sono più attenti alla sicurezza dei bambini. Così appaiono i piacentini secondo l'ispettore capo Paolo Costa della Polizia Municipale e la dirigente dell'ASL Maria Teresa Cella, che sono intervenuti in Croce Bianca nell'ambito della manifestazione Futuro in Salute. Sotto i riflettori sono finiti i temi della sicurezza stradale, la guida in stato di ebbrezza e l'utilizzo corretto dei seggiolini per i bambini. Stanno aumentando le guide in stato di ebbrezza. Ecco, questo è un fenomeno molto preoccupante in virtù anche della legge 41 del 2016 che doveva, diciamo, far diminuire sicuramente, no? Questo fenomeno. Purtroppo invece sta aumentando. Quindi piacentini poco rispettosi anche delle norme di sicurezza quando si tratta di mettersi a tavola. E continuiamo a registrare delle guide in stato di ebbrezza, l'ultimo per dire la settimana scorsa, con un tasso di 2,50 e 2,48 alle 12:30 del mattino. Pertanto stiamo parlando di cose che mi sembra che stiamo un po' esagerando, ecco. Se nel 2010 avevamo 250 casi di bambini nella fascia di età tra il 0 e i 14 anni che arrivavano al nostro pronto soccorso per motivi legati ad incidente stradale, a distanza di 5 anni nel 2015 i casi si sono dimezzati. Allora è chiaro che c'è un'interferenza dovuta alle politiche per la sicurezza stradale in termini generali. Ci piace pensare che un piccolo contributo sia arrivato, ecco, anche dal nostro progetto, dalla nostra attività di costante sensibilizzazione e informazione ai genitori. Ecco, in particolare i genitori cosa devono fare per mettere in sicurezza i loro figli? Allora, la cosa fondamentale è che il bambino deve stare legato al sistema di ritenuta corretto, adeguato per l'età, per il peso del bambino, ma deve essere sempre legato.